Allora, da qualche anno nell'armamentario di tutti i medici, ma in particolare direi nell'armamentario dei medici di medicina generale, che sono gli ultimi nella prescrizione, nel senso che anche la prescrizione degli specialisti arriva nelle nostre mani, esiste la possibilità di prescrivere i farmaci, diciamo non brand, che inizialmente sono stati definiti generici, con un nome che ha un po' spaventato le persone, soprattutto, ma anche i medici stessi, e che in realtà sono dei farmaci biosimilari, cioè sono dei farmaci non perfettamente identici al farmaco brand, ma che non possono avere delle differenze che superino in meno o in più il 20% praticamente della loro capacità di agire in qualche modo. Inizialmente hanno portato molto scompiglio nella categoria perché si aveva paura che funzionassero poco, i pazienti non li volevano assolutamente perché una cosa che costa meno è una cosa che fa meno effetto. Invece adesso le cose stanno un po' cambiando e speriamo che cambino ancora di più perché c'è una grande sicurezza nell'uso di questi farmaci e un risparmio economico importante, oltre a dati preliminari che abbiamo dimostrato, nei quali si evidenzia che non è peggiore la qualità di vita e la qualità dell'osso delle persone che usano questi farmaci, parlando in particolare di alendronato.